Stumbling out of bed, and I still got you in my head from all those pretty words you said. It's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am. It's like I'm wasted, and I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. Buongiorno ragazzi, ci troviamo in questo parcheggio in mezzo alla natura, diciamo, alle pendici del Monte Etna. Ora c'è questa nuvola che ce lo nasconde e non ce lo fa vedere, ma quando siamo arrivati si vedeva chiaramente tutta la vetta innevata. Come vedete questo piazzale si presta molto a fare una sosta. Ora ci facciamo anche una doccia, abbiamo acceso il boiler e quando avremo consumato l'acqua poi faremo il rifornimento, perché qui vedete ci sono tre rubinetti dove c'è un via vai continuo. Ora in questo momento non c'è nessuno, ma qui un via vai continuo di gente viene a riempire le taniche, perché questa è acqua potabile di quella buona che viene direttamente dall'Etna. Infatti anche noi abbiamo riempito le nostre bottiglie di vetro, così abbiamo l'acqua da bere, quella buona, e poi dopo, quando abbiamo finito di fare la doccia e quando andremo via, faremo un rifornimento per riempire il serbatoio dell'acqua chiara. Vedete, l'acqua ha una pressione fortissima. Voi però mi dovete spiegare una cosa: perché in tutte queste fontanelle usano questi rubinetti che mandano l'acqua da tutte le parti? Vedete, non c'è verso di avere l'acqua lineare. Io non sono un idraulico, però non riesco a capire questa cosa, per cui in tutti i rubinetti casalinghi, quando apriamo l'acqua, l'acqua viene giù bella dritta, lineare. Con questi rubinetti invece va da tutte le parti tranne che dal basso. Io questa cosa proprio non la capisco, perché la pressione, uno dice c'è più pressione, meno pressione, ma anche quando apriamo poco il rubinetto o c'è poca pressione l'acqua va da tutte le parti. Io non so se è proprio questo tipo di rubinetto che ha dentro al suo interno magari una sfera, qualcosa che fa spagliare l'acqua da tutte le parti. Questa io non l'ho mai capita. Vedete? L'acqua va in rotazione da tutte le parti. Non so se dipende da una valvola, da una pallina all'interno. Ed è molto molto scomoda questa cosa. Infatti noi abbiamo i nostri adattatori a vite, con gli attacchi rapidi per le canne. Li attacchiamo, perlomeno quando riempiamo le bottiglie l'acqua viene lineare. Poi quando invece vogliamo caricare il serbatoio attacchiamo il tubo con il nostro filtro dell'acqua di Aqua Travel, che almeno ci pulisce tutta l'acqua in ingresso da eventuali residui, da sporcizia, da quant'altro, e noi facciamo il carico. Però insomma, mi ha sempre incuriosito questa cosa di questi rubinetti. Qui la zona è molto tranquilla, a parte qualche macchina che ogni tanto passa, e questa è una strada secondaria, come vedete anche un po' sconnessa. In realtà qui ci si potrebbe anche dormire, ci si potrebbe dormire anche qualche giorno, perché in fin dei conti abbiamo il pratino con le margherite, abbiamo una bella vista sull'Etna e, cosa non da poco, abbiamo anche l'acqua, quindi se abbiamo bisogno possiamo fare il rifornimento. Va bene, dai, tra le altre cose dobbiamo fare anche servizio parrucchiere oggi, quindi l'idea di oggi è di fare i capelli a Marta, poi ci facciamo una bella doccia. Il boiler è acceso, abbiamo l'inverter che gira al minimo e la serpentina elettrica che scalda l'acqua dentro il boiler. Questo posto è praticamente a 6 km da Bronte in direzione Randazzo, e tutti i luoghi che visitiamo tra l'altro li mettiamo nella nostra mappa. Noi ci segniamo tutti i posti, sia le aree in natura, sia le fontanelle d'acqua che troviamo, i parcheggi, segniamo tutto sulla nostra mappa che è visibile per i nostri sostenitori su Patreon e in abbonamento su YouTube, quindi molto interessante se volete scoprire tutti i luoghi con la localizzazione di tutti i luoghi che abbiamo visitato. La nostra riparazione del soffietto sembra reggere, perché come vedete la ruota è bella alta, quindi per ora stringiamo i denti e stringiamo le dita, incrociamo le dita affinché questa riparazione, non dico che sia definitiva, ma che comunque ci permetta in questi mesi di continuare a viaggiare tranquillamente. Poi nel futuro andremo comunque a stabilizzare al meglio la situazione. In lontananza, immancabile, c'è sempre qualcuno che taglia la legna oppure che pulisce per terra con queste macchinette che soffiano l'aria. C'è sempre qualcuno, insomma, che fa del rumore, però finché fanno manutenzione è cosa gradita, quindi a noi va bene così. E questo ragazzi è tutto il panorama che abbiamo qui intorno. Ma te che fai con quel sacco? Pronta per entrare nel salone da parrucchiera on the road. Allora, siete in viaggio e non avete giustamente le mantelline, quelle diciamo di copertura di abiti per il colore? Nessun problema! Prendete i sacchi dell'immondizia, ovviamente pulito ragazzi. Noi abbiamo quello, è perfetto, con i lacci. Non so se avete presente, che tirate sui lacci e si stringe il sacco. L'abbiamo tagliato di lato nei due sensi, in altezza e in profondità, quindi viene una striscia rettangolare. Ve la appoggiate sulle spalle, ovviamente tenendo la parte superiore i lacci, li sfilate da dentro, dentro il sacchetto, e le stringete al collo, sta perfettamente stretto. Ci fate pure il fiocchino, guardate che vedi bene, e vi copre a sufficienza le spalle per non macchiarvi i vestiti. Perché poi quindi... dopo lo gettate e felici come prima. E quindi cosa facciamo ora? Il salone da parrucchiera e on the road. Chiaro, facciamo il servizio completo, perché Fede l'ho educato a farmi il colore. Esatto, e a volte anche il taglio e colore. Ora il taglio questa volta passiamo e qui facciamo l'imbuto, perché abbiamo fatto mezzo, i travasi d'acqua, e facciamo il colore. Io uso per scelta solo colori di quelli vegetali, naturali, diciamo da erboristeria. Sono partita con diverse scatole di colore. Fede ormai è bravo e sa mettere il colore in maniera uniforme. Ormai sono un po' diverso tempo, diciamo, anni no ma insomma diversi mesi, se no diventerebbe un po' insostenibile andare ogni mese dal parrucchiere, perché si sa, le signore arrivate a una certa età il capello si imbianca. Può essere una scelta accettabilissima lasciarli come vengono, come uno vuole. L'importante secondo me è che uno ci si senta bene. A me al momento piace ancora averli un po' meno bianchi, diciamo così, e quindi soprattutto perché poi uso prodotti non chimici, naturali, quantomeno il più possibile, anche perché non mi danno allergia alla cute, eccetera eccetera. E quindi insomma in questo modo, col mio parrucchiere di fiducia, si riesce a fare ogni tanto. Noi sappiamo i prodotti che utilizziamo, ormai abbiamo le nostre, insomma, i nostri modi di fare. Quando uno va in giro ogni volta dovrebbe andare in un parrucchiere diverso, ognuno usa i prodotti personali, quindi ogni volta ti cambiano i prodotti, non sai se c'è qualche allergia. Sì, esatto, poi io sono un po' tendenzialmente allergica ad alcune sostanze, soprattutto di questi prodotti chimici che si usano per i capelli. Ho avuto insomma delle allergie alla cute, e quindi diciamo in questo modo taglia la testa al toro, non la mia, al toro. E sono sicura che il prodotto, questo qui ormai l'ho testato più volte, non mi dà problemi di allergie, è tollerato, e comunque per un certo periodo di tempo copre anche i capelli bianchi e mi va bene così. Andiamo, perché se no il mio appuntamento poi scade e mi viene un'altra cliente. C'è la clientela che è in lista. che freme. Com'è? Tutto a posto là dentro la doccia? Calda, bella storia. Allora, Fede si sta facendo la doccia qua dentro, nel nostro box doccia, e io sto ancora aspettando che tiri il colore. Vi risparmio la visualizzazione della mia faccia e i miei capelli tutti impastrocchiati. Vi farò vedere il risultato finale. Ma come siamo bellini, tutti puliti, lavati, profumati. Guardate che colore ragazzi, che parrucchiere, mamma mia, bravo. Ora verrà a diluviare come minimo. Però ormai abbiamo fatto. Però noi il nostro l'abbiamo fatto. Mi devo solo dare un'asciugata. C'era un po' di solicino prima, però ora ci asciughiamo così in maniera naturale. Se non mi basta uso la power station, in questi casi è essenziale. Attacco il phon e mi do quantomeno un'asciugata sotto. Poi venuti benissimo, venuti bene? Mamma mia, bravo questo parrucchiere on the road. Tutto questo lavoro però mi ha messo un appetito. Ecco, ora il mio pagamento sarà con un buon pranzetto. Io voglio un pranzetto adeguato. Vediamo, tanto so già cosa ti piace. Questa non è la prima volta che facciamo il parrucchiere on the road. Abbiamo un video molto interessante, vi mettiamo il link qui sopra se lo volete andare a vedere. Andate a vedere come si fa il parrucchiere on the road e la cliente del parrucchiere on the road. Lì c'è il video completo di una giornata di parrucchiere. Non ve lo perdete, ragazzi. Siamo talmente pulite e profumate che sono arrivate anche le mucche. Oh, guardate che spettacolo, ragazzi. Facciamo una versione un po' rivisitata del pane cunzato. Esatto. Questo pane schiaccia, tagliato a metà e scaldato in padella, con pomodori, e le acciughine, poi c'è un po' origano, sale, pepe e olio. E sappiamo che ci va il primo sale, ma non l'abbiamo trovato, non ce l'abbiamo in cambusa, e quindi ci mettiamo la mozzarella campana. Facciamo un po' di bufala, un incontro fra due regioni, dai, mozzarella di bufala, vedi? In onore delle mucche che sono passate poco fa. Che non sono bufale quelle, no. Ma insomma, non ve ne abbiate a male, lo sappiamo che la ricetta del pane cunzato è diversa, però che si deve fare? On the road è... quando il convento passa questo, passa questo. C'è la parte alta, ecco perché. Sì, l'abbiamo messo a riscaldare. Che fame! Che dite, può passare? Io direi di sì. Che spettacolo! Mamma mia! Che botta di vita, una botta di vita. È semplice da preparare, lo proveremo anche nella ricetta originale. Appena troviamo il primo sale siciliano, dopo questa a letto. Ragazzi, sta piovendo da non so quante ore e noi ci siamo chiusi dentro a Charlie. Abbiamo fatto pari pari in tempo a farci la doccia, a lavarci, a asciugarci. Marta è sul letto, io sono qui al computer. Sta piovendo da 4 ore, tuoni, fulmini, saette, acqua a catinelle. Abbiamo guardato le mappe, siamo proprio nel cuore del ciclone. È una roba allucinante. Quest'anno veramente è pazzesco, incredibile. Qui accanto è arrivato nel frattempo un camper tedesco, probabilmente passeranno la notte anche loro qui, perché con questo tempo non ci si può davvero muovere. E niente, aspettiamo qua. Qui stiamo monitorando anche il radar, la situazione non è delle migliori, come vedete siamo proprio nell'occhio del ciclone. Qui vediamo tutto il fronte di pioggia, noi siamo qui nel centro, perché intorno non c'è niente, vedete? Qui addirittura a Ragusa mette, ci sarebbe il sole. Che bella situazione, I nostri vicini vanno via. Forse non erano convinti di tutto questo acquazzone che c'è qua. Qui, come vedete, sta piovendo tantissimo. Questa è la situazione fuori dal finestrino. Lui va via, è andato via, ma ora ci si sposta anche noi. Meglio non rischiare. Che sta a pallamento qui. Ma dove cavolo, vedete qui? Perché c'è un po' di buca, vedi, esci tutto dall'acqua. C'è un canale. Che poi vedi, cioè, è anche quello il problema. Che cosa ha portato giù da qua? Cioè, guarda là, ha lavato la stradina. Allora, sto guardando la mappa del satellite con tutta la situazione. Qui proprio siamo noi. Dove siamo? Noi siamo nell'occhio del ciclone. Noi siamo dentro l'occhio del ciclone. E quindi roba da matti. Sì. Abbiamo visto anche una strada laterale piena di sassi. Praticamente l'acqua ha lavato via tutti i sassi e l'ha portati in mezzo alla carreggiata. Però qui sembra che stia andando via, non si capisce. Monitoriamo la mappa del radar e poi decidiamo dove dormire. Qui siamo in un punto altissimo. Praticamente il paese è lì sotto. Siamo sul picco della montagna. Siamo, sì. Il paese si chiama Maletto e noi praticamente siamo, questo qui è il cimitero e questo è il parcheggio asfaltato del cimitero e anche tra l'altro in pendenza, quindi insomma è un pochino più sicuro che lo sterrato di là. Sì, se poi non smette si dorme qui, anche un po' storti, chi se ne frega. Vediamo. Ma lì la preoccupazione era che appunto i torrentini, gli affluentini, tutti quelli laterali, essendo proprio una strada di campagna, come è successo, non ce l'hanno fatta a raccogliere tutta la quantità d'acqua che è venuta e quindi stanno tracimando e hanno allagato nel punto più basso della strada. Quindi l'idea, cioè la paura è che poi dopo salga quell'acqua e noi non si esca più, almeno per diverse ore. È bene sempre avere una via d'uscita, no? Sì, sì, è giusto, è giusto. Poi c'era anche sulla strada, c'erano tutti i sassi che erano stati portati. E ha lavato detriti e tutto quanto, quindi si rischia poi dover partire e magari non ce la fa poi, insomma, Charlie a uscire da quella situazione. Insomma, al momento sull'asfalto qui il cimitero a volte è stata una soluzione. Il cimitero è sempre una soluzione, sia per dormire, per l'acqua. Per l'acqua, per varie situazioni. Qui c'è un bel muro, sembra riparato. È in pendenza, è asfaltato, aspettiamo qui che passi sta burrasca, perché quest'estate non vuole più arrivare. No, non ce ne può più. Che acquazzone che è venuto, però ora ha smesso e si sta aprendo veramente un buon spiraglio, sta ancora piovicicando. Ora guardate là che panorama che abbiamo davanti a noi. Questo è il paesino della Fragola. Abbiamo letto sull'insegna. Siamo infatti di fronte a Maletto, dove fanno anche la sagra della fragola. Ora non so quale periodo di preciso, però guardate, bellissima quella nuvola che c'è sullo sfondo, che si sta avvicinando. È un po' di nebbia a bassa quota. Chissà che non faccia anche un bel tramontino. Comunque questa è la famosa quiete dopo la tempesta. È venuto veramente giù il diluvio. E dietro di noi vediamo l'Etna, che sembra anche fumante, sulla vetta. Sulla vetta nevata, sembra proprio fumante. Ora valutiamo se spostarci, anche perché qui siamo un po' storti in pendenza. Lì sotto vedo che c'è un parcheggio, si potrebbe andare a vedere lì. C'è questa nuvola a bassa quota veramente fantastica. Riprova? Queste sono tutte fragole, piantagioni. Tutte le piantagioni di fragole, vero? Le avrà allagate. Ora noi si prova a riparcheggiare là. Si guarda la strada. C'è un po' una bella. Se noi proviamo ad andare più avanti. Andiamo più avanti. Barattoli. Dove l'ha portato, mamma mia? Andiamo qua sopra, si va più alti, siamo più al sicuro. Chiudiamo qui e vi salutiamo. Giornata intensa, abbastanza movimentata, molto movimentata questa giornata. Ora si mangia, si va a letto. Sì, caldi caldi, cioè io mi sono messa doppio strato di il pile perché è freddo, ragazzi. È freddo. Sono 8-9 gradi, abbastanza. A parte, ripetiamo, siamo un po' in quota, tipo sugli 800 metri. Non siamo proprio a quota bassa. Però è abbassata tanto anche la temperatura con questa perturbazione di oggi. Oddio. Sì. Ci fermiamo qui con l'immagine suggestiva dell'Etna fumante, perché sta veramente fumando da 10 giorni, sì. Una roba bellissima. Da qui si percepisce bene che ci sono almeno 2 coni da dove esce il fumo, da qui si vedono solo 2. È un'immagine molto bella da qui. Sì, ora ci sono i cavi elettrici che rovinano la foto, però insomma va bene. Vabbè. Ce la godiamo con gli occhi. Noi vi mandiamo un bacione, vi salutiamo, vi auguriamo buona serata, buona giornata. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, scrivete nei commenti, esatto, qualche cosa, che insomma tutto quello che volete. La campanellina per attivare la notifica del video quando pubblichiamo, e per noi super veramente vitale, quasi oserei dire, l'iscrizione al canale, così cresciamo come Family Tickets, insomma riusciamo a darvi sempre contenuti diversi e continuare a viaggiare per portarvi con noi. Siamo su Instagram e su Facebook, potete condividere i nostri video così almeno, esatto, spargete la voce e aumentiamo il nostro folto pubblico. Un grazie di cuore ai nostri supporters. Ciao a tutti, ciao. Alla prossima.